Mi trovo a Vallo della Lucania presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in occasione del Memorial Day dedicato al compianto onorevole Antonio Vallante. Nel ricordare, io ripeto, voglio far piacere che ognuno possa poi esprimere il proprio ricordo di questa giornata particolare, anche perché oggi la cosa che un po' tutti quanti noi gli avremmo detto è quella degli auguri per il suo 80° compleanno. Cosa che facciamo. Beh, innanzitutto grazie al Parco per aver organizzato questa giornata in suo onore. Diciamo, lui ha fatto 50 anni di politica sul territorio senza, diciamo, mai fermarsi, e con l'obiettivo appunto di guardare avanti per il territorio e per istituzioni che proteggono il territorio, come il Parco Nazionale, su cui ha lottato tanto, ma anche sulla sanità pubblica, i trasporti, le infrastrutture. Quindi diciamo che tutta la sua vita è stata dedicata a questo territorio, quindi per noi è un motivo di orgoglio questa giornata, e siamo molto grati al Parco che ha deciso appunto di fare questa giornata per nostro padre. Ma questo territorio, o meglio, lui per lungo tempo si è identificato con questo territorio, quando il Cilento era meno conosciuto, non era parco nazionale, in qualche modo le sue battaglie sono state battaglie di grande identità. È riuscito a fare tanto per questa terra, ha lasciato segni tangibili, anche questo luogo che ci ospita oggi è segno del suo lavoro. Dalla sanità alle infrastrutture, alla viabilità, credo che tutte le opere più importanti portano il segno del suo lavoro e della sua azione. Noi abbiamo organizzato questa giornata perché era un fatto, oltre che sentito, anche dovuto, nel rispetto della memoria dell'onorevole Vallante, che tanto ha dato per il Cilento. È stato uno dei più strenui difensori del Cilento, e davvero dobbiamo essere dispiaciuti della sua scomparsa, perché fino a che lui ha potuto difendere gli interessi del Cilento e dei cittadini del Cilento, lo ha fatto con tutte le sue forze. L'onorevole Vallante ha rappresentato un punto di riferimento formativo principalmente per tanti giovani che si avvicinavano alla politica, un senso profondo delle istituzioni, il rispetto tra le persone e sempre questo forte radicamento con le esigenze primarie di un territorio che doveva essere tutelato, e lui è stato in grado davvero di tutelarlo e di garantire alla gente del Cilento dignità e sopravvivenza in un momento in cui tutto sembrava portare l'attenzione verso i grandi centri di aggregazione. Sì, è vero, dici bene, una persona che è venuta meno non solo dal punto di vista politico, perché è stata nostra guida politica, nel caso mio particolare ancora di più, perché condividevo con lui un rapporto che andava oltre la politica, quindi un rapporto personale di rispetto, di stima e di affetto soprattutto. Tutto questo anche grazie ai rapporti che lui precedentemente aveva con la mia famiglia, in particolare con mio padre. Quindi sicuramente oggi una giornata importante per ricordare una figura politica e di riferimento, perché ognuno di noi ha cercato di imparare da lui il modo di fare politica e cerca di attuare tutto quello che oggi va nella direzione tracciata da lui stesso. Doveroso omaggio, ricordo e riconoscimento a una figura tra le più autorevoli dell'intera provincia di Salerno, sicuramente la più autorevole del Cilento. Io sono legato a lui a un ricordo particolare in un momento in cui lui non era un uomo di governo, pur essendo sempre stato stabilmente nelle istituzioni, era consigliere regionale, in quel caso di opposizione, era nel 2013 se non erro, quando in Regione Campania con una delegazione di sindaci, io all'epoca ero in un comitato civico, avevamo in animo e in appuntamento, in agenda di incontrare l'allora assessore regionale alla sanità o un delegato, e per 6 ore non abbiamo avuto il piacere di essere ricevuti da nessuno, perché a loro dire c'era stato un problema di salute mal comunicato e quant'altro. In quell'occasione Antonio Vallante, da, se non erro, vicepresidente del Consiglio regionale, con la sua saggezza, con la sua fermezza, ma con la sua autorevolezza, ha imposto letteralmente all'assessore in qualche modo di riceverci, perché eravamo un territorio intero con 20 sindaci, comitati, cittadini che si erano, come dire, che erano partiti dalle loro località di riferimento per raggiungere la Campania.